Buonasera a tutti, io mi presento, sono Davide Tommasi, attualmente sono il vice direttore artistico di questa bellissima compagnia che da circa 2 mesi sta lavorando solo per far emergere la cultura in questo paese, in questa città. Abbiamo fatto numerose manifestazioni, sicuramente le potete tranquillamente andare a vedere dal sito internet che è ufficializzato da noi, perché comunque l'ho rifatto letteralmente. Abbiamo fatto manifestazioni riguardo la violenza contro la donna, abbiamo presentato Ultimi, di cui un brano sarà suonato dal maestro Mura proprio in questa occasione, Suite 1, e abbiamo fatto altri eventi, abbiamo fatto un omaggio a Cézanne quando a Matera si festeggiava la capitale della cultura europea. Noi poi invece l'abbiamo festeggiato lo stesso, anche se non siamo stati premiati, però abbiamo ricordato questo grande pittore. E ne abbiamo fatti tanti. Dire che il maestro Mura da circa 13 anni che opera per sua volontà e non per volontà di nessun altro sulla cultura europea e soprattutto per questa cultura del flamenco. E ha portato il numero uno al mondo di flamenco, ricordo il nome? Manolo Sanlucar, e avremo tanti altri progetti in occasione del quinto anno, questo già ufficiale lo posso dire, ci sarà presso la sala consigliare del Comune di Vernole, proprio oggi è stata ufficializzata, un omaggio a Paco De Lucia, al quinto anno della scomparsa. E una novità che io ho fortemente voluto e Max non mi ha potuto dire di no a questa mia scelta, il 21 parlerò proprio di questo autore, coadiuvato sempre dalla maestra di musica, quindi la professoressa di musica presso l'istituto scolastico di Vernole, e proprio di Paco De Lucia. E soprattutto vogliamo che questo suonar di cultura, io lo chiamo suonar di cultura, deve essere innanzitutto un patrimonio mondiale. Quindi quando si fa cultura si deve fare cultura a 360 gradi, quindi studiandola c'è qualcuno che l'ha vissuta in prima persona, quindi facciamo innanzitutto i saluti all'ospite, che è proprio Franco Congelo. Abbiamo qua un altro ospite. Quando il professor Mura mi ha detto: vedi che sta venendo un professore che tu sicuramente conoscerai. E chi è? Professore Pazio. Dico, questo nome mi suona locale. Il professore Paglia, ha detto ok. Allora lui è conosciutissimo, lui è un grandissimo professore, è uno storico, no, è un uomo che lotta. E noi dobbiamo lottare, perché secondo noi si vince solamente uniti, ma dobbiamo unire e scendere in piazza senza fare nessun tipo di azione irruenta, ma semplicemente da semplici pacifisti, e ognuno del suo proprio campo deve difendere la sua identità, che è quella salentina, a prescindere di quello che si voglia fare. Però sempre un obiettivo, difendere la terra e soprattutto questa mala terra, che ultimamente io e lui l'abbiamo avuto di lungo e largo, io e Pari, quindi ne possiamo essere testimoni, e c'era stato un attimino smascherando, o ce la vogliono far smascherare. Non voglio cadere in polemica, perché questa non è l'occasione giusta per fare polemica, è semplicemente un incontro per far sensibilizzare le foibe. Le foibe sono state nel tempo una tragedia, una strage, e vediamo un attimino chi è stato
il primo testimone principale ci lo testimonierà, anche perché Max ha fatto numerosi libri, tra cui uno importante. E niente, io vi lascio e vi ricordo, mi raccomando, ragazzi, venite, ragazzi, perché lo siete. Non mi piace, mi piace chiamarvi ragazzi, perché io sono solo davvero con i ragazzi. E quindi tra l'altro potete vedere il sito della manifestazione anche sul sito su YouTube. E quindi 25 vi voglio vedere a Verdole, quindi venite direttamente. Senza zitto, sono consigliato a Verdole, quindi cedo subito il microfono a Max perché vedo che scalpita. Grazie, sarò brevissimo. La serata si svolge in questo modo: due brevi documentari, perché ci sono tanti, ma appunto poi dobbiamo c'è la testimonianza di Franco, a cui farò delle semplici domande perché ho letto già una parte del suo libro molto commovente, e può intervenire anche nelle domande il professor Epati tranquillamente, anche se il libro, anzi glielo do intanto permettimi che Franco mi do un attimo, così inizia anche a vederlo, perché ovviamente no. Allora, ascolta, sì, ecco, c'è una copia, sì. L'acquisto con piacere. No, purtroppo al momento questa è l'unica che ci ha dato. Ecco, allora, io sono professore nella vita, questa è la mia seconda vita di artista, direttore artistico della compagnia Mura, musicista, compositore, operatore culturale, ma nella vita, e tutti dobbiamo fare un mestiere anche per vivere, tutti quanti, sono come il professore Patti, professore di scuola superiore da 30 anni, insegno diritto ed economia. Eppure io nel liceo classico ho avuto degli ottimi professori di storia e di lettere, ma sulle foibe non ho saputo nulla. Eppure io, come tutti, come molti anche della mia età, ho imparato da solo, attraverso i mass media, la televisione e anche da professore, diciamo, ecco, questo argomento ho approfondito, ho acquistato libri, mi sono informato, ho visto film, e bisogna dire che oltre la Shoah, che abbiamo ricordato il 29 gennaio appunto con poesie e musiche sulla Shoah, per chi ci ha seguito, ecco, noi non potevo esimermi dal dedicare anche una serata a queste circa 10.000 vittime, qua la cifra che parlerà pure Franco è un po' controversa degli storici, ma poi anche la tragedia, perché è stata una tragedia, dei profughi che hanno lasciato le terre, le proprietà, le cose. C'è il famoso magazzino 18 a Trieste, su cui anche Simone Cristicchi, il cantante che è stato questi giorni a Sanremo, ha fatto anche una bella opera teatrale portandola nelle scuole. Quindi hanno lasciato tutto, la loro terra, i loro affetti, per sempre. Infatti ci sono delle pagine commoventi in questo libro, l'addio, no, che ha dato Franco anche ai suoi familiari, per arrivare trattati proprio come degli stranieri, ma italiani che venivano guardati male, con sospetto, come indesiderati nei campi profughi, circa almeno un centinaio di campi profughi in tutta Italia, Firenze, Roma, anche nel Salento, in varie parti della Puglia, insomma. Ecco, ma a parte questo, ma poi attenzione, perché purtroppo, ma qui poi ne parleremo anche con il professor Ipati, le motivazioni sono state anche l'odio suscitato dai campi del Duce, della penisola d'Istria, nei confronti degli italiani e nei confronti anche di impiegati, professori, carabinieri, finanzieri, persone che non erano implicate politicamente, ma erano considerate dei borghesi che dovevano essere fatti fuori. Ma poi le motivazioni degli storici sono tanti: i nazionalismi, la pulizia etnica, l'annessione dell'Istria e della Dalmazia. Quindi diciamo che ci sono tante. Una cosa è certa, che questi inghiottitoi purtroppo ancora ospitano vesti umani. E poi abbiamo avuto delle storie, oggi nella mia scuola è stato proiettato per 3 volte Red Land sulla storia di Norma Cossetto, una laureanda, o era appena, non ricordo se era laureando o appena laureando in lettere, proprio con la tesi La Terra Rossa, perché la bauxite rende rossa, insomma, no? Questa terra carsica, fu violentata in maniera orrenda, seviziata con sofferenze atroci, ma non solo lei, anche 3 sorelle di 21, una incinta, 17 anni, le sorelle Radicchio, ma altri nomi, non possiamo ricordarli tutti. Quindi bisogna ricordare
se nello stesso tempo bisogna storicamente non dimenticare anche le realtà, ma senza che non giustificano questi orrendi crimini delle foibe, di come il fascismo abbia italianizzato, cercato di italianizzare tutto il territorio dell'Istria e della Dalmazia, no? Imponendo la lingua italiana agli sloveni, ai croati, anche con i campi del Duce di concentramento. E qui io ho memoria, vi posso fare una citazione su quello che sto dicendo, c'è un noto libro della casa editrice Einaudi, I campi del Duce di Ferraboschi, mi pare. Sì, ecco, per dire che sto facendo delle citazioni con cognizione di causa. Ecco. Ma è stato appunto l'annessionismo di Tito della Jugoslavia comunista, ma anche l'odio etnico, e quindi è venuta meno quella convivenza che invece si era instaurata tra croati, sloveni e italiani. Ecco, allora adesso io ho preparato, grazie a Davide, un documentario di pochissimi minuti di TV 2000 che espone quello che stiamo dicendo in maniera efficace. E poi vi voglio far sentire la testimonianza di Udo Visi, un maestro elementare scomparso pochi anni fa, che miracolosamente si salvò dalla foiba, buttato nella foiba, perché lo racconta in maniera così precisa e commovente che è davvero interessante, sono brevissimi. Poi ci sono altri documentari, ma la serata si svolge in altro modo. Però questi due brevi documentari, guardateli, ecco, perché sono importanti. E poi dopo partiremo con l'intervista a Franco Congelo. Grazie. Allora, questo è quello che ci si... dimenticato, 350.000 italiani costretti alla fuga come profughi dalle terre di Istria, Fiume e Dalmazia, che erano passate alla Jugoslavia di Tito dopo i trattati di pace del 1947. Si salvò girando questa fosse un razzolo, invece erano i capelli di un altro che lui ha salvato, si sono salvati in due e poi hanno potuto essere testimoni. Allora adesso Franco, invitiamo a venire. Sì. Invitiamo a venire. Prego. Questa fu la prima cosa che io vidi. Mia madre stava con gli occhi chiusi. E io, che sembrava di vedere un film, mi guardavo questo piccolo che si tombolava. Questa fu la prima cosa che mi spaventava un po'. All'epoca abbiamo 10 anni. 12 anni. No, nel 43. 9 anni, 10 anni. Quindi io sono cresciuto con i tedeschi in casa. Ma puoi dire chi sa, quando sono andati via i tedeschi e cominciati qua. Ma i tedeschi andando via definitivamente sono entrati poi gli slavi. Gli slavi avevano anche gli italiani insieme, ma più di uno l'hanno fatto fuori, gli slavi stessi, perché non volevano il comando di quello, non volevano il comando di quell'altro, e li facevano fuori. Facevano l'attacco, sparavano prima a quello, prima all'italiano e poi all'italiano. Sono da raccontare queste storie, sai, così erano i sistemi per tracciare via gli italiani. Per esempio, tanto per fare un esempio, un barbiere fu invitato alla caserma della polizia dopo la Lozna.
perché lui doveva raccontare cosa dicevano i suoi clienti, perché lui partiva un saluto, si parla di tante cose. E lui doveva andare ogni lunedì a parlare, a raccontare chi veniva, chi non veniva, di cosa si parlava, di cosa si diceva. Ma questo non c'è più. A che fare? Abbiamo, per non richiamare una seconda volta. E lui non c'è andato. Alla fine i poliziotti dell'Otra entrarono nella Valdese, da domani tutti si svolgere perché questo locale sarebbe a fuori. Portarono fuori la rotatoria e trovarono un locale da qualche parte. Dopo un mese tornarono lì e disse questo locale sarebbe a noi. Ma andiamo fuori, andiamo al paesino, la frazione, il polizio San Cesare, così siamo in pace, no? No, questo locale è sempre non è giornata. Hanno capito il fatto. Hanno capito il fatto, hanno fatto domanda di andarsene, opzione. Ma quando fai domanda di opzione, sei nemico del popolo. Non sei un amico che uno che va via, sei un amico del popolo che va via dalla tua patria. E quando sei nemico del popolo, nessuno ti deve toccare, perché tu sei andato a tenere bene. Tu perdi tutti i lavori che hai, qualsiasi lavoro tu perdi. E col tempo, dopo 6-7-8 mesi, danno la carta per andare via. Ma in questi mesi come viveva questo? La gente non lo guardava, non lo toccava, non lo seguiva insieme. Perché era nemico del popolo. E il nemico del popolo gli sequestrano tutti i beni. Così, così si vede col dominio là. Io scusate, non volevo venire con questo. Io sono venuto via da Rovigno il 2 luglio del 45. La guerra era finita nell'aprile del 45. Per cui io ho vissuto maggio, giugno, luglio, manco 3 mesi, sotto il comunismo di Dio. Dopo ho saputo tante cose, da amici, da parenti, da tanta gente che sono venuti via, dopo. Vi devo dire una cosa anche di mio padre, perché io mi chiamo Congedo, e Congedo non è un cristiano. Mio padre è un figlio di Congedo. Era impiegato nella fabbrica d'attacchi di Lecce. Quando l'Istria fu annessa all'Italia e a Rovigno c'era la più bella, la più grande fabbrica d'attacchi dell'impero austro-ungarico, perché era fatta poco fatta, la gente del posto, la gente, diciamo, normanza, stava lì, tanta gente che si sapete donne c'erano d'attacchi. Però gli impiegati erano austriaci e se ne erano andati. E allora c'era suo vuoto e mandavano via tutte le manifatture del terreno. Chi volesse andare? A lui. Mio padre. La cacciatore. E sappiamo, e va, si è tragica, c'è tutti. Non aveva sposato, non aveva legame. E andava. Dopo 6 mesi si è fidanzato tutti. Si è trovata una ragazza che gli è piaciuta e poi piano piano. Adesso sua famiglia, quindi mio padre era un vecese, era un rovinese, il suo figlio di madre era rovinese, ma di papà vecese. Quando è scoppiata la guerra, hanno chiamato mio padre, l'ho mandato sul fronte francese, era padre di 3 figli, perché mandi, aveva fatto la prima guerra, aveva sofferto, ha fatto la prigionia e lui si è tornato da dopo 6 mesi lo stramorto, diciamo così, invecchiato, non voleva lavorare, non voleva parlare, non voleva vedere i figli, non voleva fare niente, tutto male. I medici cercarono di fare qualcosa e alla fine hanno detto senti, ora lo mandiamo a casa sua, dice, nel suo ambiente, con i suoi parenti, e si ripeterà. E così fu.
mio padre preso la valigia e se ne andò. E mia madre dovette provvedere ai mobili, alla mobilia, tutti i modi, eccetera, eccetera, e trasferirci anche noi a Venezia. Ma tu no? No, tu io. Eravamo, io l'ho credito che era 4 anni più di me. Non mi ricordo. E mia madre, e siamo andati a Venezia. Che aveva fatto la Venezia? Non ho rubato il salesio, mi manca il mare, non andate a scuola, non mi trovo, la seconda elementare, non mi trovo, perché quella camminava, l'insegnante di qua, non era quella di là, e io sono stati più giorni che sono stati fuori dalla scuola che quelli che sono andati, per cui io fui l'unico bruciato della seconda elementare. E siamo venuti a Rovigno. Perché? Per lasciare me a Rovigno. Perché fra me e mio fratello non si andava d'accordo. Facciamo dispetti, facciamo altre cose. E decido, mettiamo uno là e uno qua. Perché non avevo fatto casa ancora. Erano ospiti di certe zie e sorelle della mamma di mio padre. Di Telle e c'era parte stanze lì. Quindi siamo venuti a Rovigno per lasciare me. E io ero felice e contento. Avevo la mia mare, il mio mare, avevo l'oratorio, avevo gli amici, parlavo la mia lingua, ed ero ottimissimo. E l'ho fatto allora. Nel 43, nel settembre del 43, vennero a Rovigno per prenderli. Perché intanto avevano trovato casa, avevo sistemato le mobilia, tutto a posto, eccetera, eccetera. Andiamo a prenderli. E sono venuti mia madre e mio padre e alla fine di agosto. Mio padre una settimana disse io devo tornare al lavoro e io voglio restare a casa per me, insieme a mia madre, chissà quando li vedrò. E va bene, tu rimani per me. Mio padre è partito a Venezia e noi rimaniamo qui. Non rimaniamo a lungo, perché poi non si fu la possibilità. Tutto l'Italia meridionale era occupata dagli inglesi. L'Italia era caduta, c'era fascismo, c'era la sorta, un casotto. E quindi io sono stato, io, mia madre e mio fratello, con i nonni, 43, 44, 5. Alla fine che finirà la guerra nel 30.000 e intanto sono arrivati gli slavi, sono arrivati, io non vi posso dire quello che ho visto io, posso dire quello che ho sentito dire, che mi hanno detto i miei parenti. E quindi mia madre, al 2 di luglio del 45, si aveva preso, andata alla polizia, aveva fatto i documenti, aveva preso i permessi, eccetera, eccetera. Siamo partiti da Rovigno per Lecce. Ma con quale mezzo passare? Anche questa è l'avventura. 8 giorni. Siamo partiti la mattina del 2 luglio da Rovigno. Abbiamo fatto una barca Rovigno Vieste. Però si andava a passo d'uovo per paura di venire. E a Trieste siamo arrivati giorno dopo, perché hanno fatto una sosta prima, la notte in barca e poi il ferro. La mattina di il giorno dopo di domenica siamo arrivati a Trieste. Mia moglie, mia madre si è formata, si bisognava trovare un metro che va a sud. Per andare a casa. Senza delle nuove cose. Si è informata perché a Trieste c'era una sorella di mia madre sposata, quindi avevamo una casa. Con suo cognato andò, non so dove era, a trovare i mezzi, e disse sì, domani c'è una barca che va a Venezia. Ah, andiamo con la barca a Venezia si accollava a Trieste a passo dopo e costeggiava tutta la costa. Poi entro nelle
prima di Mestre. Abbiamo girato la città di Mestre senza mano e siamo entrati in un portone, siamo seduti in un portone. Che dobbiamo fare? Il domani mattina, all'alba, siamo usciti da sto portone, io e mia madre e mio fratello, e si è riunito a noi un giovane, un padre di famiglia siciliano che aveva i figli della Sicilia. E insieme con questo uomo ci dà un po' di sicurezza, no? Siamo andati, siamo usciti fuori da sto portone, abbiamo girato un po' per le strade vuote di Mestre, siamo entrati in un bar, finalmente un caffè, un latte caldo, ma che cosa. E poi abbiamo chiesto dove andare, siamo andati lì, c'è un piazzale dove sono mezzi per andare avanti. E siamo andati lì, abbiamo trovato un camioncino e aveva due autisti, ma stetti. E di dietro un cassonetto, quasi che stanno 4 o 5 persone e 4 o 5 persone. E voleva i soldi. Mia madre non era parecchia, perché a lui che prendeva lo stipendio suo e quello di suo marito. Ma non comprava niente, perché i soldi non li volevano. Mia madre si è dovuta giocare tutti i soldi che aveva, per avere patate, per avere farina, per avere qualche cosa. I soldi che chiede la zia, della nonna, per poter portare avanti qualche cosa. Quindi soldi ne aveva tante e ha pagato anche il viaggio a un ragazzo, a un giovane che è andato a Sicilia in Sicilia e non aveva soldi. E siamo partiti con questo caspita di carrozza, siamo partiti da questo è stato, non è stato triste. Questa è stata a Venezia. E siamo arrivati, sì, qua siamo. E poi siamo arrivati a Mestre, abbiamo girato Mestre e poi loro ci hanno dato la strada per andare a Venezia. E siamo arrivati a Venezia, la sera tardi. La prima e l'unica volta sono andato in contorno. E siamo arrivati a Mestre. A Mestre che si gira. No, di notte non c'è l'anima, abbiamo trovato un portone, siamo messi nel portone. E di domani mattina ci siamo vedete, abbiamo fatto il giro, abbiamo trovato il bar, sembra che non è poi no. E lì abbiamo trovato, abbiamo chiesto dove andare e ci eravamo andati a piazzare dove c'era il c'era questo mezzo cucito, suonava dei soldi, mia madre ce l'aveva. Un militare non ce l'aveva, pagare mia madre ha pagato anche per lui e ci siamo andati. Siamo arrivati a Cesena. Non vi dico un problema di sorpassare i fiumi, che sapete, non c'erano i ponti, non c'erano. C'erano i pilastri con le tavole. Quindi tu facevi così e vedevi il mare, d'accordo? Ed era pericoloso. Questo camioncino lento. Quanti giorni ci ha impiegato per arrivare a Lecce? Otto. Abbiamo l'incidente. Siamo arrivati a Cesena e l'autista dice domani ci vediamo qua. E da dove? Guarda, lì c'è un convento, andate al convento. Le suore ci hanno accolto, ci hanno messo a terra. Ho portato una fetta di pane bianco, mai visto, una fetta di pane bianco tutto e le brocche di acqua. E domani mattina le 7 ci hanno chiamato, se no andiamo a seguire la strada. Però la strada dovevamo andare a pensare, perché questa strada sarebbe freccia. Sì, però ancora qua, ancora, ci sono un fastidio di macchina, bisogna andare alla cosa, no? Alla. E si dice, a questa officina, sono andata, due ore in officina, per di parlare anche. Insomma, siamo arrivati a Pescara, che erano, non so se la metro notte, non so se sono basse, una toppata sulle panche della stazione, e domani abbiamo preso il treno, e siamo portati fino a Brindisi, ma un treno si fermava ogni 5 minuti.
tutte le casette, tutte le pedone, tutte quante, si fermava. Tutti i passati. Tutti noi eravamo lì e vedeva la moneta con il suo nome dentro. Insomma, siamo arrivati a 15, altra notte, siamo arrivati a Salata, altra notte, e finalmente dopo che siamo fatti dire, dopo 8 giorni siamo arrivati a casa. La prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo riempito la tasca. L'acqua, siamo fatti nel bagno, da poi abbiamo preso, ci siamo messi i vestiti che avevamo preso, portati gli acquedotti puliti, e poi siamo andati a fare fatti un altro bagno. E fuori quando si vince. Si sente tanto. Ah, che peggio è peggio. E così, disgraziatamente il mio figlio ha fatto lui, dopo 15 giorni, tutti, tutti nella vita. Allora, ecco, quindi un racconto dettagliato, un applauso tanto. Ovviamente ci ha fatto vedere questo esodo, lui tra i 250 e 300 mila profughi. Allora io poi mi sono riservato una domanda, perché guardiamo anche guardiamo anche alle nuove generazioni, che questa storia, io stesso ripeto, nel liceo classico pur avendo ottimi professori non se ne parlava a scuola, ecco. Allora abbiamo, quindi vedete che dal 43 al 47 è stato vissuto questo dramma collettivo, che si è intrecciato anche con drammi familiari. Però avete notato nel racconto di Franco la solidarietà, no? La madre che aiuta anche questo esule siciliano che vedete non ha le possibilità di pagarsi il viaggio, quindi ci chiediamo, appunto, speriamo che questa solidarietà, fratellanza torni anche ai nostri giorni, perché questa è la lezione che dobbiamo ricavare. Ecco, quindi che nel dolore, nella sofferenza, nel dramma collettivo prevalga la solidarietà, la fratellanza, e vediamo oggi, senza spingerci oltre, però io non posso, non possiamo non rimanere indifferenti ai drammi, no, che vivono questi immigrati che purtroppo muoiono nel Mediterraneo, si trovano in condizioni veramente drammatiche e non riescono ad approdare, pur salvati da navi di organizzazioni umanitarie, per questioni appunto di ospitalità e di politica dell'Unione Europea. E adesso io vorrei che potesse intervenire il professor Repati, appunto a interloquire con Franco, ecco, su questa pagina drammatica della storia. Il professor Repati ha scritto sulla Seconda Guerra Mondiale dei libri importantissimi, qualcuno forse di voi lo sa già, delle analisi cronologiche e di nomenclatura dettagliatissime su internati militari, partigiani, tra cui anche mia nonna. Io sono nipote di Maria Teresa Sparascio, se ne avete sentito parlare, che è uccisa dai nazisti nel Parmense. Mia nonna era di Capranica del Capo, frazione di Tricase, mio nonno era un carabiniere sardo divenuto poi partigiano, quindi anche la mia famiglia ha sofferto attraverso mia madre delle sofferenze, insomma, che io li trovo appunto alcune, per esempio, non implicazione a cui ha assistito Franco con sua madre. Ecco, mia madre, scusate, apro e chiudo subito la parentesi, ma io dico che mia madre dopo tanti anni ha raccontato questi episodi, che era costretta nel Parmense vicino Parma ad assistere alle torture che i nazisti operavano sui partigiani, ma torture tremende che adesso non scendo nei dettagli, ma poi prendevano i bambini, tra cui mia madre stessa, e si divertivano ridendo, li mettevano con la testa nel secchio d'acqua, no? Questo per dire, insomma, le atrocità sia dei nazisti sia dei comunisti. Ecco, questa era. Quindi io non è che ho vissuto, perché quando io sono arrivato a Lecce ho trovato gli amici, ho trovato l'oratore, ma quello che poi ho saputo dai miei parenti, dai miei amici, perché io sono arrivato a Lecce, vabbè, avevo 11 anni,
però poi ho trovato nei campi profughi che stavano anche a Lecce, ho trovato una famiglia di rovinesi di cui mi sono innamorato da Rione. Quindi io, trovandomi una ragazza rovinese che mi piaceva tra l'altro, ho trovato la possibilità di tornare molto spesso a Rovigno. Avevo molti motivi, motivi dei suoi genitori, dei suoi parenti, ogni anno. Dopo il matrimonio, io viaggio di nozze, l'ho fatto 19 anni da quando sono nominato. Quindi a 30 anni io sono partito in viaggio di nozze. E sono andato la prima volta a Rovigno. Perché mia moglie aveva la famiglia di Rovigno anche là. Da quella volta sono andato ogni anno. Quindi io andando ogni anno a Rovigno, in quella città mi manca. I luoghi di quella città mi mancano. Non vado da nessun'altra parte, soltanto là. Vado a fare le cose. Ebbene, io ho sentito tante, tante cose di quello che è successo a loro. Veramente cose che mi spiace. Io non ho sentito le cose bestiali, non le ho viste, non le ho vissute, ma le ho sentite dai miei parenti, dai parenti di mia moglie. Ogni volta che andavo mi raccontavo questo, quello, quell'altro. Anche di un po' empatico, anche sì, di persone di empatico. Ma soprattutto perché quando vedi in Italia hanno preso il potere, andavano per le case con la mia gente, andavano a trovare e portarla via, e tu non sapevi niente. C'è tanta gente sparita dall'Istria, morta, che mancano, che non si sa che fine hanno fatto. Andavano per le case a portare via il marito di quella, il figlio di quella. C'era un vigile rovignese, l'hanno fatto fuori subito, l'hanno messo in fuori. La moglie con la bambina, quanti anni aveva? 12 anni? 12. No, come si pare. Con la moglie, la figlia bambina, Alice, mi pare che si chiamasse. Alice è qua. Andava senza il comando a dire dove sta mio marito, dove sta mio marito. Sono talmente scocciati che l'hanno presa anche lei, la bambina, tutto in fondo. Questo è il sistema. E anche un'ostetrica, no? Sì, cercato di mangiare. L'ostetrica. Perché aveva fatto partorire uno stato. No, non aveva fatto partorire, ha fatto partorire morto. Un'ostetrica, perché aveva un'incinta che da partorire, purtroppo sì, morto. L'ho fatto fuori tutto. Non è che si pensava a sentire. Siamo fuori di una cosa. Sentiamo il professore Fari. Grazie dell'invito a Massimo e grazie a tutti voi che ci siete qua. Se posso dire qualcosa io anche, un po' diversa forse. Fermo restando che poi quando si sentono queste storie, cioè direttamente, anche se il signor Congedo insomma le ha vissute indirettamente, però ha visto qualcosa, ve l'hanno raccontato parenti, amici, e quindi anche se è una cosa indiretta è una cosa su cui riflettere. Allora, preciso intanto una cosa, io non sono uno storico come ha scritto Massimo, io sono un ricercatore di storia, che è una cosa diversa, non mi compete nel studio di storia, sarebbe molto bello per me, ma che sono un ricercatore di fatti, di cose concrete, sì, con orgoglio. Allora, si è parlato di pulizia etnica, si è parlato di genocidio, si parla ancora di genocidio, si parla di impattamenti, e è successo, ma era successo anche prima, con gli stati che stanno in quella zona. Si parla di genocidio culturale nei confronti di Israele, ma si dice niente, perché ha trovato una qualcosa Massimo su qualche tipo di storia. Io ho deciso una cosa, mi presento, sono uno di sinistra,
ascoltato con molto piacere l'intervento del signor Congelo. Le mie ricerche le faccio essendo di sinistra, dell'estrema sinistra, ed essendo in prima fila anche la lotta contro TAP, sulle fonti, e non di sinistra, ma anche fasciste, sia ben chiaro. E ho fatto anche una ricerca su tutti quanti i cosiddetti infoibati pugliesi, uno per uno. E poi scendo anche nel dettaglio, ma vorrei tornare un po' indietro in quel tempo. Vorrei provare a parlare senza microfono. Sì, forse non è vero. Già dal 21, già prima del fascismo, a Trieste, ma non solamente a Trieste, anche a Rovigno, anche a Pisino, anche a Pola, i nazionalisti avevano dato l'assalto alle case del popolo, alle rodine d'uomo, in particolar modo quelle di Trieste, ma non solamente quelle, che era sede di cooperative, era sede di banche, era sede di uffici legali, eccetera. I dormitori per chi non aveva da dormire. Poi subito dopo, con l'avvento del fascismo, c'è stata una, come accennato un attimo Massimo, una italianizzazione dei cognomi, della toponomastica, e c'è stata un'appropriazione della maggior parte delle terre degli sloveni e dei croati di quella zona. E l'arrivo in quelle terre di coloni italiani, in particolar modo di Gallipoli, anche di 2000 gallipolini, che sono andati per la maggior parte a lavorare a Monfalcone. Ripeto, io non sono uno storico, non mi assumo questa, non, insegno storia da 27 anni, ma questo non c'è già per dire che sono storico. Ricerca di storia, sì. 2000 gallipolini a Monfalcone, alcuni fra l'altro deceduti anche come partigiani, altri che sono caduti invece perché stavano con le milizie fasciste. Quel signore di cui si parlava prima, Dovisi, tra cui se volete domani scriverò qualcosa, perché ci sono delle controversie su quello che dice questo signore. Tra l'altro risulta come tenente della milizia per la difesa. Ma sai cos'era la milizia per la difesa? Forse il signor Congelo sa. C'erano 5 reggimenti, non era milizia per la difesa. MDT, milizia per la difesa territoriale. 5 reggimenti. Che? E non solamente quelli, avevano volontariamente entrati in questi reggimenti e avevano prestato giuramento a Hitler. Non facevano parte della Repubblica Sociale Italiana, sia ben chiaro, perché tutte le tre province, lei lo sa meglio di me perché le hanno dette, quello che io l'ho studiato, perché quello, quando vado a fare una ricerca poi vado fino in fondo a partire dalle fonti dall'altra parte, diciamo così, della barricata. Il giuramento del tedesco italiano è il comandante di tutte quante le truppe di Trieste, Udine, Gorizia, Pola, Spalato, l'altra provincia se non ricordo qual era, Pordenone, che facevano parte del Kustelland, dell'Adriatisch Kustelland, cioè della zona costiera dell'Adriatico, dipendeva direttamente da Grobnik, dal comandante Grobnik, sì, che era un generale dell'SS. Non prestavano servizio, così come la decima massa, la stessa cosa, non era buono. La polizia che stava là era tutta parte al servizio dell'SS, i carabinieri al servizio dell'SS, la guardia di finanza al servizio dell'SS, che non è un carabiniere per dire poi ci tornino dopo in quel bagno. Non è un carabiniere in quel bagno, aspetta. Tanto è un carabiniere che però questo è quello che vuole fare. Quindi, l'idealizzazione dei cognomi. Della toponomastica, espropriazione delle terre nella zona di Pola e di Rovigno, tutta l'Istria, poi 2/3 delle terre sono passate nelle mani di poche famiglie, il resto agli altri, come al solito i racconti di Beccaro Massimo e la gente di Beccaro fatto cose. E poi cosa è successo dopo?
Ci sono stati in Italia, tu accennavi prima per un attimo, lo accennavo anche il signor Congelo, parlavo di qualcuno che stava al campo di dei campi di concentramento qua che possono andare lì. C'erano 200 in Italia, ci sono stati 202 campi di concentramento per la maggior parte di cui c'erano sloveni, sono morti 7.000 sloveni, sono morti di stenzio, sono morti di fame. Pochissima gente è stata uccisa, non si può dire a meno, fino a ora le ricerche non dicono che pochissime persone sono state uccise nei campi di concentramento, è morta di fame, è morta di stenti, ma anche per gli italiani la situazione durante il fascismo, non è che durante la guerra fosse poi eccezionalmente no? Piacevole, quando c'è guerra c'è crisi per tutti economica, quindi anche per quelli che stanno nei campi di concentramento, così come in qualsiasi altro campo di concentramento. E non è, solamente in Italia c'erano 20.000 di deportati, di cui 7.000 morti di fame e di stenti. E nel lager di Arbe cos'è successo? Nel lager di Arbe o un frate. Frate Mastorovic Filippovic Mastorovic, conosciuto come Frassatana, ha ucciso con un'ascia 250 sloveni e croati. Sto facendo nome e cognome, Fra Filippovic, conosciuto come Frassatana, Filippovic Mastorovic, lì su internet lo troverà pure, voglio dire. C'è una ricca documentazione. Ustascia, no, per capire proprio come si sono verificate tante cose, no? Se non si contestualizza storicamente e geograficamente, poi si fa un po' di fatica. E quando parliamo di genocidio etnico, c'è stato, sì, ma è stato già prima pure. Io non parlo nemmeno di genocidio etnico, chiedo scusa, l'ho usato. Genocidio culturale, lo dico ancora in questo modo, ed economico. Perché quando privi poi la gente della possibilità di poter mangiare, perché lo espropri di fatto durante il fascismo, lo espropri le proprie terre per poter lavorare, vedi, sa, la gente c'ha a fare, Vado. E deportazione. Poi c'è la guerra. 41 l'Italia entra in guerra. L'Italia addestra gli Ustascia, l'Italia da antipapellici, in un campo di addestramento in provincia di Arezzo. Vanno là. E più che stare con la Repubblica Sovietica, spesso stanno assieme ai cettrici, con i tedeschi, con i nazisti. E gli italiani però non sono gli italiani, non sono da meno, non sono secondi assolutamente ai nazisti rispetto a massacri. Interi centinaia e centinaia di villaggi sono stati bruciati in Slovenia. Abbiamo trovato qualcosa su qualche libro di storia? Io no. Lo sapete. Ma non ancora oggi c'è qualche opera rara come quelle che ho citato io. Sto dicendo sui libri di storia che studiamo noi negli studi superiori, scuole superiori, scuole medie, liceo scientifico, liceo classico, io insegno nel 70 liceo scientifico, quindi mai trovato niente. Villaggi interi bruciati, migliaia e migliaia di fucilati, di impiccati, teste mozze con le fotografie. Trovate come trofeo di guerra, ci sono teste mozze. Io non nego le foibe, sia ben chiaro, sarei vigliacco dire una cosa che sarebbe criminale nei confronti della gente che è deceduta, che è morta. Eppure essendo, penso che se fossi stato, se fossi vissuto in quel tempo, signor Congetto, io sono stato dalla parte dei partigiani, però mi fanno schifo quei partigiani che hanno fatto quello che hanno fatto alla Norma Cossetto e a tanti, non in quanto donna, cioè non è possibile che una guerra, la donna sia la preda di guerra, come succede sempre, e poi addirittura è fatta fuori in quel modo, è squallido, è criminale, non esiste, ma allora torno alle foibe, agli infoibati, per tanti numeri. Secondo gli studi dell'Istituto di Gorizia, di Trieste, studi storici dell'Istituto Friulano di Liberazione d'Italia, dell'Istituto di Gorizia, eccetera, e anche sloveni, si aggirano intorno a 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, qualcuno parla di 50.000. Io parlo solamente della Puglia, anzi della Lecce, se vogliamo, così non perdo molto tempo. Non perdiamo. Uno per due. Sulla Gazzetta del Mezzogiorno del 10 febbraio del 2014 esce un elenco
inviata alla Gazzetta dall'allora vicepresidente della Regione Puglia, dottor Nino, signor Nino Magno, non so se si era votato meno, professor Nino Magno, diciamo Nino Magno, così, forse non c'era alcun la professione è benvenuta. Quindi l'elenco di tutti quanti gli infoibati pugliesi, tra questi 61 leccesi. Così come aveva fatto una volta la ricerca sui partigiani, quando in un suo libello dell'Arci, dell'Ampi nell'82 si parlava di 250, 700 deportati per solamente dei partigiani, però si accennava solamente l'elenco solamente di 250, ho detto ma questa cos'è? Una bufala dell'Ampi per fare bella figura che sono 700 invece sono 250 oppure sono veramente 700 e gli altri 450 chi sono? Dazi da fare, mi sono dato da fare, non trovo 700, ho trovato 1800, se ti ricordi, uno per uno, li ho portato, sono nato, abbiamo combattuto, eccetera. La stessa cosa ho fatto con gli infoibati leccesi e pugliesi. Allora, gli infoibati pugliesi, io proprio a Tiene ho pubblicato poi un libro, che non lo dovevi nemmeno, no. E ieri sera l'ho presentato a Marco. Allora, sono tutti pugliesi. E la ricerca non è ancora conclusa, per tutto. Perché è conclusa per legge di Zetato, quasi... per vedersi per Bari, il Bari ancora sto lavorando, mi serve un altro mese e mezzo di lavoro e Bari è in Foggia, è pochissimo quello che ho fatto. Allora, però con questi dati già io ho escluso il 54% perché dei 293 che ci sono, che non sono in quel Bari, vi spiego perché non sono in quel Bari, parlo dei leccesi già, 61. Due hanno lo stesso nome e cognome, uno è Pino Aglielico e l'altro è Delico Pino, di Casarano. E uno, non so due. L'altro è Giovanni Pedone e Giovanni Pedone, uno di Podrugno e l'altro di Nociglia, di sotto solamente quello di Podrugno, ma non a Podrugno ma a Nociglia, però Podrugno faceva parte, era frazione di Nociglia in quegli anni. Quindi già due di Lazio e di provincia, quindi non c'entra niente con Lecce, in ogni caso esclusi perché quando giustamente il signor Congedo, una cosa che va detta per molti che non sanno, quando si parla di foibe si parla di quei mesi in cui ha parlato il signor Congedo. Settembre, ottobre 43, maggio, 40. Giugno 45. Sono chiuso. Tutti quelli che sono morti prima non c'entrano niente, o dopo, non c'entrano niente con le foibe, ma assolutamente. O che sono morti in altre parti. Quando si parla di infoibati e si dice quel numero, si riferisce anche a tutti quelli che sono stati internati nei campi successivamente. All'interno di quel numero viene compreso anche persone che sono state annegate, per esempio con i maschi al collo del maschio. Ma sono sempre quelli risultano. Persone che sono state mandate nei campi. Quelli risultano. Io quando non ho saputo qualcosa li ho considerati infoibati, ripeto, io ho escluso solamente quelli di cui sono sicuro che non c'entrano assolutamente niente, con documentazione in particolar modo fascista stessa. Ho consultato in particolar modo i caduti della RSI, si trova fondazione rsi.org, che si trova pure su internet, quindi non è che uno è un gruppo di centro o di sinistra o altro, ma dell'estrema destra, del gruppo della Repubblica Sociale Italiana, più alla veritiera di quello per dire tutte certe cose. Allora, ci sono alcuni che sono morti sotto i bombardamenti, risultano infoibati. Faccio nome, dico, se volete, vedete. Allora, alcuni che sono morti, sette, che sono morti in azioni partigiane, caduti, quindi sono morti in battaglia, e per esempio di Afede Achille di Gallipoli, che è sepolto a Civita, per cui risulta, e invece risulta infoibato. Allora, non fronte gli infoibati veri, tutto rispetto possibile e immaginabile, però diciamo le cose come stanno. Quindi Afede Achille, morto di Gallipoli, nato a Gallipoli, cade in azione partigiana, demolato a Civita. Gabellone e Vittorio Maria, sempre nato a Gallipoli, dicevo prima che c'erano 2000 di Gallipoli che sono andati a quelle parti, poi ci sono anche partigiani, capito? Però non ci sono anche, cioè stanno molto. Gabellone e Vittorio Maria, nato a Gallipoli, tumulato nel sagrato militare di Bari, risulta infoibato. Macurano Antonio di Giovanni, nato a Bagnolo da Salento, questi qua sempre caduti in combattimento contro i partigiani, tumulato a Canale di Sonso, in Slovenia, attualmente in Slovenia. Marzo Giulio,
di Oreste, nato a Squinzano, vediamo, questo è caduto in combattimento, un attimo vediamo, ho deciso qualcosa in più rispetto a questo signore. Allora, 32, nato, in un documento risulta della guardia della decima massa, guardia marina decima massa, fulmine caduto il 21 gennaio 45 a Tannova della Sette. Non c'entra niente con il caduto in combattimento. Ancora, Morciano Salomone. Mosciano Salomone di Rigò e di Rigasso, lui era andato a prendere alcuni della sua formazione della Repubblica Sociale Italiana che erano venuti in combattimento, cadono pure in un'imboscata, muore pure lui, lo riportano i suoi nel paese in cui si trovava, muore, lo seppelliscono là, nel 62 i suoi familiari sanno dove è stato sepolto, lo prendono e lo portano a Rigasso e di Rigasso, sta sepolto nel cimitero di Rigasso. Rossetto Carlo, il pazzo è nato a Matino, numero 52. Rossetto Carlo, deceduto il 10 aprile del 44, non so se legge Zarughe o Zarughe, Zarughe Giordani, in provincia di Fiume, allora provincia di Fiume, per ferita d'arma da guerra, mentre apparteneva al terzo reggimento per la difesa della provincia territoriale, di cui parlavamo prima del signor Preciopati, quando si viene catalogato. No, aspetta, allora, no, no. Non io ho catalogato, secondo io ho preso per vero l'elenco uscito sulla Gazzetta del Mezzogiorno del 10 febbraio del 2014, dato alla Gazzetta, inviato dal signor Lino Manno, vicepresidente della Regione Puglia, e su quello ho lavorato. Allora, sette esclusi, cioè i primi quattro erano esclusi per quel motivo che ho detto prima. Sette cose partigiane. Per bombardamento d'aereo, capito, quindi non c'entra niente con l'informazione, con l'informamento, De Benedictis Torquato, che se in ogni caso si è portato nel cimitero nello Rossario di Udine, De Carolis Luigi di Nardò, tumore nel Rossario di Udine, Romano Antonio nato a Corigliano d'Otranto, Serra Cosimo Salvatore di Giuseppe nato a San Cesare, pure questo bombardamento aereo, Tommasi Donato, morto per lo scoppio di una mina, naturalmente era un artificiere, Turco Giuseppe di Capralica di Lecce, pure lui sotto bombardamento aereo. Disperso in combattimento, non si sa, quindi come non è che uno disperso in combattimento risulta, c'è disperso in combattimento, in ogni caso disperso non nel maggio, gigante Antonio, numero 23, disperso in combattimento il 18 dicembre del 43, quindi non è settembre ottobre, mentre era inquadrato in formazione della Repubblica Sociale Italiana, come da atto di morte del comune di Trieste il 23 giugno 54 numero 188 parte seconda serie C, quindi io però io non ho messo la bibliografia, sì, che qualcuno domani mi possa dire poi ha detto, scusate il termine, una grandissima sentinamento, puntini puntini per ognuno. Allora, ancora i doppi l'abbiamo già detti prima, altri che sono morti in prigionia come Catato Settimio di Stenti e Italiano, Centonzi Giuseppe di Capralica di Lecce di malattia, Liace Antonio nato a Calibri di stenti, Persico Pasquale invece di Lecce, però nato morto per incidente, a Lecce non risulta l'ufficio anagrafe questo Persico Pasquale, ma io lo escluso non perché non risulti, l'ufficio anagrafe non risulta questo Persico, ma perché è morto per incidente, almeno così sta scritto sul foglio matricolare. Rao Paolo, nato a Castiglione di Lecce, questo pure è morto di stenti, è un fratello partigiano morto in Croazia. Nati in altre province, l'abbiamo già detto, lì, questo è bello, treni rimpatriati. Addirittura. Allora, sono rimpatriati Bruno Michele, finanziere, del quale purtroppo, questa è una cosa veramente che a me fa rabbrividire, perché così come prendere a schiaffi quei partigiani che minimo che hanno osato fare quello che hanno fatto a Norma Magossetto, questo qui lo prenderei a schiaffi se fosse vivo, perché di questo signore che è tornato risulta il suo nome sulla lapide marmore a Trieste, che è stato infoibato. Ma scusa, tu lo sai che c'è il tuo nome, va a dire cancellatemi perché sono vivo, poi i familiari lo sanno, perché sui libri ne parla, si parla di questo signore. Bruno Michele, risulta come Michele Bruno, però Bruno Michele, Bruno è il cognome, non Michele. Poi c'è stato un altro che l'elenco risulta come Giacomo. Non può essere un'omonimia. No, non ci sta, di San Donato lui,
San Donato, il cognome Michele non ci sta, sono di Michele o di San Donato, di Lecce, no, mi ricordi, Vabbè, non cambia. No, vabbè, voglio dire, okay, no, non ci sono. Perché... Ma io ho un'osservazione, voglio fare sì. Allora, io... No, tanti 5 secondi, sì, attimo, sì, due minuti, ma no, un'osservazione sul tuo lavoro. Un minuto solamente, Massimo. Sì. E allora, Bruno Michele, rimpatriato, Ciaccia Michele, risulta come Giacca, invece Ciaccia di Castignano del Capo, infatti è scritto... Giacca Michele Castiglione del Cavo, però secondo me Giacca non ci sta, lavorando sugli archivi abbiamo trovato perché era Ciaccia Michele, che è tornato, stava in quella zona, torna, mette su famiglia, si trasferisce a Brindisi e muore a Brindisi nel 1982. E l'altro, e infatti risulta, sì sì. L'altro è Citti Giovanni di Lecce, e anche lui è ritornato. No, nato a Lecce, sì. Poi c'è un altro accumulato che non avevo parlato prima, Torsella Medeo di Monteroni, e poi dici tu di lontano dai luoghi di combattimento. Tipo, come si chiama? Chiarello Rocco il Pazio di Corsano, che è morto alla Spezia. Almeno sto ricordando un libro di una certa Fernanda De Giorgi che ha scritto Corsano e sue robe, che sente così del genere. Allora, io ho escluso 34. Su 61, c'è il 54%, e ripeto, la ricerca su Foggia sta ad appena un quinto, quella della FAT allo stesso livello, quella di Bari sta a due terzi. Io sono più o meno convinto che se questa è la traiettoria, una volta terminata sulla Puglia, si arriverà al 75-80%, non lo posso dire con esattezza. Allora, secondo me le forme ci sono state, tantissimo. E ci sono ancora. E ci sono state pure prima nei confronti del... C'è una canzone, lei sa, conosce meglio di me, forse la potrebbe pure... Questa è la poesia, una delle cose che forse il signor Concedo si ricorda, perché c'era sul libro delle scuole elementari. Vabbè, non te la ricordo, perché però è scritta in dialetto di là. Allora... Vedante la favela, mia mamma mi ha insegnato, per me che sarà più bella che al mondo che si sta. Vabbè, poi in ogni caso, senza risultato, perché non è che poi conosco bene la lingua friulana, diciamo così, Giulio. A questo e da quel, figlio di me, chi ti offende PC, la pagherà, là in fondo alla foiba, finirà, ci dovrà. Questo dicevano i fascisti nel 24. Quindi nelle foibe ci sono stati, secondo me, tantissima gente, sì, sì. Italiana, slovena, croata, ma va detto che c'erano già stati prima là dentro, ci sono stati pure partigiani celati, nascosti dagli stessi partigiani, ce l'ha detto loro, affinché le truppe nazifasciste non sapessero delle famiglie per ritorcere contro, perché succedeva, non si sapeva che il partigiano, succede anche oggi in Kurdistan, in altre parti del mondo. E poi va detto un'altra cosa, che si dice quando si sente, io a me questa cosa proprio mi dà fastidio, perciò sono contento che mi hai invitato, io l'ho detto, però io dico cose un po' che non si dicono. Io non ho mai sentito dire in giro queste cose, ma non ci sta sempre. Io ieri sera la presentazione del libro ho invitato persone che erano di destra che venissero a parlare. Li ho invitati, se ci sono interventi contrari sono ben graditi. Però qua non è questione di destra o di sinistra, noi qua stiamo possiamo commemorare un giorno. In questo momento stiamo commemorando un giorno. Ma io non lo commemoro perché devo commemorare anche gli sloveni, non se ne parla. Ok, ma creiamo un altro giorno, d'accordo? Adesso noi stiamo creando questo giorno. Ma io infatti volevo che non è stato ricordato. No, volevo fare uno. Allora, non è questo, non è encomiabile il suo lavoro di numeri, di ricerca, eccetera.
eccetera, però non è questo lo spirito. Quando si parla di 5.000 o 10.000 infoibati, come gli ho detto, non si fa riferimento soltanto alle persone che effettivamente vennero buttate nelle foglie, ma a tutti i caduti di quel periodo. Non è questo, perché si parla di sangue italiano. Non erano italiano qualsiasi, perché sto parlando non di sono vari italiani tipi, vari tipi di morti o cioè, ma la logica della sua ricerca cioè non è questo il punto. In questo momento noi stiamo facendo questo genere di cose, un ricordo, un momento di cooperazione per questo momento, no? Per cui cioè, dico, sicuramente ci saranno anche delle, no? Colpe dalle altre parti, come dappertutto, come durante l'impero austro-ungarico nella precedente, no? Prima che venisse l'Italia il fascismo, c'era stato l'impero austro-ungarico che aveva tentato di opprimere la minoranza, cercava di far diventare minoranza la parte italiana per assicurarsi un e quindi aveva messo tutti, fatto arrivare sloveni ai posti di comando e aveva cercato di appunto tutti gli impiegati, tutto l'apparato era di sloveni, gli italiani erano stati relegati. Era stato un momento per cercare di garantirsi in qualche modo la proprietà dell'Istria e di Fiume, che erano delle regioni ovviamente italiane, cioè a forte sentimento italiano, no? C'erano i famosi irredentisti, c'erano tutte politiche ovviamente per tenersi il territorio, prima gli austriaci, poi i fascisti, nelle regioni di confine purtroppo ci sono queste cose proprio per quello, perché ognuno tende a cercare di tenersi a fomentare l'odio tra l'uno e l'altro, che le proprie meno dominare in questo momento. Noi non stiamo parlando di questo, stiamo commemorando in genere un Io solamente una cosa volevo dire. Quando si parla, su cui non sono d'accordo, lo smentisco, almeno parlo rispetto ai dati di Iesi, poi quando si parla sangue italiano, allora la memoria non è condivisa, su questo diciamo delle merite, cioè io direi se la memoria è condivisa con gli altri cioè, ci prendiamo in giro, perché non è così, perché sappiamo che non è così purtroppo, per tanti motivi storici, personali, familiari, eccetera, eccetera. Su 57 infoibati, di quelli che escludete quei 4, 54 facevano parte tutti quanti di quei reggimenti di cui parlavo Luisi, della milizia per la difesa di Italia. Allora, gli italiani sì, ma che stavano con i tedeschi, con i nazisti, che avevano partecipato a tutti quanti quei massacri che erano successi anche nel Friuli Giulia contro gli italiani. Quindi, se bisogna, cioè io per me la giornata del ricordo o la giornata della memoria è di appartenenza rispetto a chi mi ha dato la libertà o meno. A me il fascismo, scusatemi, mi ha oppresso il mio rispetto. Mi dispiace per qualsiasi familiare che sia caduto dalla parte avversa, ci mancherebbe altro. In particolar modo quelli che non. C'è ferato delitto, li chiamo io, però tra l'altro quelli sono stati pure processati, tra l'altro, quello che mi risulta. Così come invece va detto che, così come c'è stato il processo di Norimberga, chiudo qua, e sono stati condannati i criminali nazisti, i criminali richiesti dall'Albania, dalla Grecia, dalla Jugoslavia non hanno avuto alcun processo. E sono stati il processo contro di loro in Italia per poterli mandare ad essere giudicati, è stato archiviato nel febbraio del 1951 per un'eccezione procedurale. Nessuno di noi è stato mai processato, nemmeno dall'Italia stesso. Anzi, hanno continuato a fare carriera politica, a mettere stendette e gradi. Di questo vanno dette queste cose e non si dicono. Poi a me tutto il dispiacere, tutto il. La vicinanza per quanto è possibile, pur essendo dall'altra parte della barricata, sono sicuro che se fossi vissuto mi avrebbero fatto fuori non nel 43, già prima, perché avrei impugnato le armi contro i nazifascisti, questo è poco ma sicuro.
Però tutto il rispetto, il dispiacere, la vicinanza nei confronti dei familiari, delle vittime che ci sono state nei confronti delle foibe, ma di quelle docenti. Altrimenti non ci sta. Allora io non sono né. Scusate, la questione strana è quella che nella giornata dell'armonia si sia parlata solo da 10 anni a questa parte. Perché stranamente. Le ricordo vorrei dire. Le ricordo. Con il Partito Comunista imperante in un certo periodo e con l'assenso anche della democristiana, no? Praticamente il fenomeno è stato ignorato. Ora lei ha voluto politicizzare la cosa, no, ma naturalmente io, il fatto che abbia individuato delle persone che falsamente sono state incluse tra gli infobati, non dico che non ci siano state, non l'ho mai fermato. Sì, ma voglio dire, il fenomeno in sé rimane. Sì, ma come prima nei confronti degli altri. Anziché 10.000 saranno stati 5.000, però il problema di questa. Il problema rimane, soprattutto non è un problema soltanto in quella maniera politico, perché poi il problema è continuato dopo. Tito ha mandato in Istria, abbiamo le interviste del suo braccio destro su Panorama, non mi ricordo, recentemente, pochi anni fa, in cui appunto raccontava come era stato mandato in Istria per praticamente far sparire gli italiani con tutti i mezzi. Quindi, la pulizia perché quello che abbiamo fatto noi prima, la stessa cosa. Bene, ma non è ammissibile né prima e né dopo. C'è stato, infatti, non so, ma io quanto incendio ha fatto bene. C'è stata l'indagine di amministrazione. Noi dobbiamo condannare, da una parte e dall'altra, non sono cose da. Allora, però comunque. Ma dobbiamo dire altre cose, dobbiamo dire come ancora adesso. Lo Stato italiano paga la pensione, l'INPS paga la pensione ai partigiani che sono stati processati, sono stati condannati. Jugoslavi, cioè voglio dire, in Jugoslavia paga gli italiani che sono stati processati e condannati. E noi paghiamo ancora con i soldi italiani. Noi italiani paghiamo la pensione a criminali di guerra, e non te ne dico io, te ne dice padre Brignoli, che è il cappellano militare, che ha scritto Santa Messa per i miei fucilati. Basta, se vuole glielo presto quel libro, il fotocopiato, voglio dire, perché è una copia degli anni 60. Il titolo è Santa Messa per i miei fucilati, dove dice giorno per giorno quanti c'è fucilazione, a quante fucilazioni l'ho partecipato. Dando le stimolazioni. Io volevo dire, da giurista che insegno diritto, ecco, non da storia, da giurista, anche se ho scritto un libro di storia su mia nonna, sì, partigiana, martire della Resistenza, che è da apprezzare il lavoro del professore Pati, in che senso? No, che conferma quello che qualcuno di voi ha detto adesso, che questo lavoro meticoloso di depurare da esagerazioni, voglio dire, di contabilità purtroppo dei morti, delle vittime, no? Legate anche a propaganda, legate anche a diciamo un'analisi. La storia non deve essere legata alla propaganda politica. Sì, la storia la facciamo, ecco, non fa altro che agevolare alla ricostruzione storica il suo lavoro, però rimangono orrendi crimini contro l'umanità. Quindi, perché sono crimini contro l'umanità, e sapete che sono stati istituiti, ecco, io da giurista dico, come insegno anche a scuola, che se quando noi sentiamo parlare di prescrizione di reati, no? per cui domande, questi non si prescrivono mai, questi crimini sono imprescrittibili. Anche dopo 150 anni, genocidi, crimini contro l'umanità. Tant'è vero che, scusate, no, ogni tanto non sentiamo in questi anni in televisione è stato scovato un criminale nazista di 95 anni?
che è passibile di processo anche come è successo il caso Bribi, che no, come abbiamo avuto i casi Bribi, che abbiamo i casi appunto nel suo libro viene citato, aiutami, c'è come lo chiama, il boia di Pisidone, e per dire quanti boia ci sono stati appunto nella penisola di Ischia. Ecco, quindi questo lavoro secondo me è da apprezzare, perché non fa altro che mettere in risalto che questi crimini non si devono mai più ripetere. Quindi io volevo far concludere, prima di far ascoltare, allora agli studenti, se tu avessi davanti i giovani ragazzi, studenti, davanti alla tua esperienza, quello che hanno sentito le tue orecchie, che hanno visto i tuoi occhi, no? Di questo dramma collettivo dell'esodo Giuliano Dalmata e delle foibe, che cosa, allora, cosa diresti ai giovani che praticamente sono proprio lontani da questa epoca storica? Che insegnamento dovrebbero ricavare? Guarda, fammi dire una cosa, che gli esuli che sono venuti in Italia sono stati maltrattati, e te lo dice mio padre che era funzionario della fabbrica tabacchi di Lecce e di Roviglio e poi di Lecce. Trattati con lui. A Lecce sono arrivate diverse confusioni, ragazze, donne di Roviglio, conoscenti di mio padre, che le hanno maltrattate, che le hanno maltrattate nella fabbrica tabacchi, perché erano fasciste, che venivano a portare via il lavoro dei cittadini. Ma perché fasciste? Che venivano maltrattate? No, voglio sapere per capire. Queste esule. Sì, venivano maltrattate qua a Lecce perché fasciste? Sì, perché fasciste e perché portavano via lavoro. Mio padre, che le conosceva, le aveva conosciute a Roviglio, ha dovuto intervenire diverse volte. A dire non è vero niente quello che dite voi. Non erano fasciste. Queste non sono fasciste, ma sono povere donne che hanno passato la casa e tutta la roba. Sono loro fasciste. Ha dovuto intervenire più volte. Perché la propaganda, mi sta la mente. A Lecce i comunisti veramente non è che viene il 45 c'era, non è una città monarco-fascista, no, sempre qualcuno adesso non parla. Comunque, qua si tratta che dopo un secolo di massacri, le ideologie hanno mostrato loro le volte. Dire comunista, fascista, e nell'uomo c'è qualcosa che non va, ecco. Questo è l'insegnamento principale. Il problema è un altro. Vedere questa gente che è la mia. Perché davano via la tradizione. Ma scusa, lì c'è adesso c'è la democrazia socialista popolare, e la gente si scappa. Si vede una volta. La cosa che dobbiamo tenere bene a mente è una sola, secondo me. La storia, e con essa tutti gli accadimenti ad essa collegati, andrebbero studiati e visti con un occhio critico indipendente, senza lasciarsi influenzare dalle ideologie politiche. Ma io perciò ho detto che non sono una storia, io ho fatto una ricerca, la storia la scriveranno di là per 50 anni. Se le vedi da un lato, certe cose le vedi in una certa maniera, se le osservi dall'altro lato le vedi in una, allora non è più storia quella. Torniamo a Caino Abele. Io concludo, innanzitutto ringrazio voi per la partecipazione in questo bellissimo colloquio, perché diciamo, non c'è pari, c'è bello. Facci fare un applauso al professore. Fatto. Fare un applauso al professore Mati, soprattutto quello è il suo attenzione. Ma la cosa principale, come diceva Nico, tanti anni, secoli, abbiamo visto massacri. Noi come compagnia difendiamo, e scusatemi la ditonderia delle parole, a spada rappa il diritto umano. Non bisogna calpestare il diritto di ognuno di noi, soprattutto non uccidere. E lo dico anche i 10 comandamenti, quindi perché uccidere una persona? Perché far pagare una persona? Sicuramente c'è
c'è qualche altro cuocinetto, se sbagliavo va a pagare, sì, è vero, ma attualmente secondo me bisogna fare informazione e non disinformazione. E questo io rivolgo sempre a lui, io prendo esempio da lui e lui prende esempio da me, perché c'è, bisogna fare un'informazione, soprattutto dobbiamo sapere cosa diciamo, non bisogna dire così, perché molto spesso si viaggia nella disinformazione, molta disinformazione c'è su tutti i campi, e io ne posso essere certo al 1000 per 1000, quello che sto facendo io sia come compagnia, anche come semplice blogger, Max Muda mi definisce giornalista, ma io non lo so, non lo voglio nemmeno essere. E mi chiede che ci bisogna iniziare a fare anche, ammiro e ammiro sempre, ho sempre ammirato il lavoro che ha fatto Pari, perché lui è andato alla ricerca dei numeri. Questo ragazzi, ci sono pochi, con i numeri non si scherza, con i numeri, scusatemi e poi chiudo, si tirano le somme. Ma non le dirò io, le danno gli altri. Vabbè, intanto tu hai fatto la prima mappa dura e c'è da apprezzarti. Quindi tutto sta, vediamo anche nelle altre regioni. Quindi il discorso che diceva la signora, si è molta la politica attualmente, ma anche all'epoca, quindi ecco un attimino, si è un attimino militarizzata. E scusatemi un attimo, e noi abbiamo, e qualcuno ne può essere certo di questa militarizzazione, e vi fermo e chiudo la parentesi. E un'altra cosa importante, non basta ricordare un giorno, io mi farò la battaglia, non bisogna ricordare, quando per esempio oggi facciamo, ecco perché io sul ricordo sono un attimino anche un po' scettico, ieri si è celebrata anche la giornata mondiale ellenica, perché ellenica è la giornata greca, noi diciamo greca, perché ricordare solamente un solo giorno? Lo parliamo sempre, ovvero quindi una persona quando va a uccidere un'altra di iniziare a fare attimo anche mentre a dire ma cosa sto facendo? Però purtroppo come da dire basta destra che non ti funziona e si commettono gli opprobri. Quindi vi lascio e scusatemi, va lì, dimmi tutto. Vabbè, io sono nuova, sei la prima volta che vengo, mi ha fatto tanto piacere, però non conosco i dettagli della vostra compagnia, sì, c'è un sito, sì. Allora, sì, ma c'è un sito internet, basta, ragione, basta, no, guarda ragazzi, i ragazzi, perché vi piace dire, sono sempre così, c'è un sito internet dove è gestito, basta mettere compagnia di fame, quando lo uso, compagnia pura, ce l'abbiamo, sono appena sfornati, non ti preoccupare, sono appena sfornati, moriamo, e abbiamo un itinerario, cioè noi abbiamo fatto una scaletta, anche su Facebook, una scaletta su quello che dobbiamo fare. Ce ne saranno eventi. Ci vedremo a Verona. A Verona io ti aspetto. Sei mio ospite, quindi vieni anche tu devi venire. A Ciabidi, no, ma lo sapevo. Io non ci ho messo di Calimera, però comunque è una cosa importante, quindi. Anzi, se c'è qualcuno che vuole aiutarci a far crescere la compagnia, siamo ben accetti. Anche questi semplici incontri, anzi, c'è da dire anche che è veramente poi chiudo perché lasciare spazio a persone mura. Siamo un attimino, non dico, e questo capisci quello che vuol dire Pari, un attimino anche bloccati, perché quando si fa una informazione attiva, i mass media la mettono sempre sulle sue. Allora io mi sono stancato, ragazzi, di essere demagogicamente mal informato. Per esempio voi avete saputo, c'è gente che è venuta e ha detto abbiamo visto l'articolo sul quotidiano fino a mezzo di notte, su Facebook, l'abbiamo visto anche anche sul quotidiano, alcuni giornali non ci prendono proprio in considerazione. Allora noi lavoriamo per passione, non lavoriamo perché dobbiamo guadagnarci, ma bensì perché vogliamo creare un filo logico, no? Allora, molto spesso ci troncano. Noi fino a lette di notte, io e lui mi ha dato comunicati, siamo riusciti in 2 giorni, è veramente Max, in 2 giorni a organizzare questo evento.
Cioè io lui avanti ieri mi ha chiesto. Sì, sì. Non ci trovo, ma devo ringraziare. Abbiamo anche ho un dovere, abbiamo anche un patrocinio, abbiamo il patrocinio di un'associazione prestigiosa, quindi vado fiero Pati. E siamo stati patrocinati dall'Associazione per la Tolleranza e i Diritti Umani Onlus di Monza. Che è un'associazione di una certa importanza a livello nazionale, fa iniziative per le scuole, pubblica libretti sulla dichiarazione dei diritti umani, video. Quindi voglio dire, se ci patrocinano questi enti, come in altri precedenti, l'Istituto Forense per la Difesa e Tutela dei Diritti Umani, sulla Shoah il 29 gennaio, l'Istituto Pugliese Antifascismo. Era anche un ricorso importante. Ecco, quindi vuol dire che ci seguono e apprezzano il nostro. Il 27 molto probabilmente ci sarà una sorpresa che non vi svelo. Vabbè, si può dirti la visita. Attimo, deve sono abbiamo finito qua. Sì. Volevo per il 25, anche se un altro argomento spagnolo. E sto per farvi ascoltare la suite ultimi prima che ascoltate, perché è una suite, io la chiamo una musica meditativa spirituale dedicata agli ultimi della terra, agli emarginati, a coloro che appunto come gli esuli profughi hanno perso tutto, a chi ha perso la vita anche nella Shoah e anche nelle terre d'Istria, ma anche pensiamo alla Siria di oggi, all'Iraq e altre terre appunto devastate dalla guerra. Ecco, il 25 ci sarà l'omaggio a Paco De Lucia nel quinto anno della scomparsa del più grande chitarrista del mondo. Chi vuole venire, annuncio che con me ci sarà un grande percussionista ecco, vedete, l'interculturalità, che è un senegalese, che è un musicista senegalese sposato con una salentina, ma è straordinario, è un percussionista favoloso, quindi è proprio da venire ad ascoltare, a sentire, insomma, ecco, tanto l'ingresso è gratuito alla sala consigliale del comune. Ecco, del comune. Alla sala consigliale. Allora questa suite che ascolterete si chiama Suite Ultimi 1 al numero romano e fa parte di un'opera che io ho composto, ci ho messo 6 anni perché ero arrivato alla seconda parte e non riuscivo a fare la terza, poi mi sono sbloccato e sono riuscito a concluderla, a registrarla, insomma, ecco, e per cui praticamente non c'è il disco, però è depositata alla SIAE, quindi è registrata l'opera musicale e si divide in suite 1, suite 2 che sarebbe la musica che avete ascoltato all'inizio, che appunto non era la prima ma la seconda. Adesso vi faccio ascoltare in forma breve, perché tutta l'opera dura 30 minuti, ma vi faccio ascoltare in forma molto breve la suite 1. Ecco, e quindi una musica che io ho fatto anche ascoltare agli studenti e che ha lo scopo di farla riflettere quindi sulla condizione di solitudine, di miseria, di abbandono di chi, ripeto, ha perso tutto e gli rimane soltanto la fede, o chi non ha la fede gli rimane soltanto se non la fede in Dio, la fede nella solidarietà umana. Ecco, quindi questa musica, ascoltatela, che inizia con un andante, è un andante che diventa poi un crescendo, come se fosse un canto che si eleva dalla terra per raggiungere le corde, appunto come le corde della chitarra, raggiungere le corde del cuore degli uomini. Allora, questo lo spieghiamo per voi, perché non ho bisogno. Thank you.
ci sarà un'occasione per far ascoltare tutta l'opera.